Ciao, sono Mary Jo, sono una specialist in Diva Active e se sei uno sportivo ti consiglio di guardare questo video perché oggi vi spiegherò come possiamo migliorare la tua prestazione sportiva ma anche come velocizzare il recupero dopo una prestazione sportiva particolarmente faticosa o su un allenamento che vi ha coinvolto fisicamente molto. Indiba ha un'esperienza nell'ambito sportivo da molti anni, questi sono solo alcuni atleti che si sono affidati a Indiba e continuano ad affidarsi a Indiba. Si tratta di atleti di alto livello, quindi in tutti i campi sportivi non c'è uno sport in cui Indiba può aiutare di più o uno sport in cui Indiba può aiutarti meno, ma qualsiasi sia lo sport che tu pratichi, Indiba, nel differenti modi di agire con la tecnologia e in base anche a come è il fisioterapista che vi tratterà, potrà aumentare la vostra performance sportiva e anche recuperare più velocemente i vostri sia infortuni ma anche la vostra fatica muscolare. Qui anche vediamo per quanto riguarda il running, la Two Running Club che raccoglie e raggruppa atleti a livello molto alto nell'ambito di maratoneti e a tanto altro, in molti altri sport Indiba può aiutarvi. Ma cos'è Indiba? Andiamo a vedere la tecnologia. Indiba è un macchinario che permette di applicare una corrente elettrica attraverso il nostro tessuto. Cosa fa però questa corrente elettrica? Questa corrente elettrica agisce a livello cellulare, quindi non è un'azione esterna del macchinario, un calore percepito solo esternamente, ma è un effetto biologico, stimola un effetto biologico all'interno del tuo tessuto. È una frequenza alta, la corrente che viene trasmessa, e permette di lavorare sia senza temperatura, quindi nei casi acuti dove non possiamo andare a dare temperatura se c'è un'infiammazione, ma è in grado anche di generare calore nel nostro tessuto nei casi in cui serve, come può essere una contrattura muscolare, quindi dove vogliamo portare più vascolarizzazione nella zona e dare una sensazione di rilassamento muscolare. Indiba Active è anche conosciuta come TECAR. TECAR è l'acronimo di trasferimento elettrico capacitivo resistivo. Trasferimento elettrico è quello che vi ho appena spiegato, quindi un flusso elettrico che attraversa il nostro tessuto. Invece capacitivo e resistivo sono le due modalità applicative a seconda dell'elettrodo che utilizziamo. Qui vediamo l'elettrodo capacitivo, che è più scuro, è ricoperto da un materiale plastico, un poliammide, che è molto resistente. Questo fa sì che l'azione sia molto superficiale sul tessuto, quindi lo utilizzeremo sui tessuti superficiali, molli, ricchi di acqua, quindi dove c'è un edema o dove vogliamo lavorare una contrattura muscolare, per esempio. L'altro elettrodo è l'elettrodo resistivo, ed è di metallo, è dello stesso metallo della piastra della placca neutra. C'è sempre una placca neutra che il fisioterapista ti applicherà per far sì che il trattamento avvenga. C'è la placca neutra, un tessuto e l'elettrodo attivo. Nel caso sia il resistivo, il risultato dell'applicazione e l'effetto sarà in profondità. Quindi, oltre a essere profondo, lo applicheremo sui tessuti più densi, più fibrotici. Quindi pensiamo a un tessuto connettivo, un tessuto osseo, un tessuto legamentoso. Indiba Active, come vi dicevo, può essere utilizzata sia senza temperatura, ma anche con temperatura. Quindi l'azione di Indiba si divide in tre casi. La biostimolazione, la vascolarizzazione e l'iperattivazione. Ciò che viene modificato dal fisioterapista per variare queste modalità è la potenza, quindi Indiba ha una frequenza stabile e una potenza variabile a seconda dell'effetto che vogliamo ottenere. Se vogliamo lavorare in biostimolazione, quindi lavoreremo per avere un effetto antalgico, quindi di diminuzione del tuo dolore, quindi avremo un effetto antinfiammatorio. Se hai corso tanto, hai fatto una maratona e hai una tendinite, ti è venuta una tendinite in acuto a livello, non so, del calcagno, la fascite plantare è un classico infortunio dei maratoneti, Indiba in acuto sarà in grado di ridurre l'infiammazione, l'edema e agire sul sistema linfatico, quindi su tutto il drenaggio del tessuto.
Se pensiamo a una contrattura muscolare antalgica, magari un gesto sportivo ripetuto, non so, con una racchetta da tennis, dopo aver fatto una partita importante, molto faticosa, abbiamo un dolore al braccio, sicuramente potrebbe essere una contrattura indiba, aumentando la vascolarizzazione in quel tessuto, quindi l'ossigenazione di questi tessuti, il paziente sentirà calore sul tessuto e avrà un miglioramento della circolazione locale, del tono muscolare, un riequilibrio. Quindi se è troppo contratto, indiba con il suo effetto di biostimolazione e di vascolarizzazione andrà a ridare equilibrio ed elasticità a questi tessuti e ridurrà quindi la contrattura. L'iperattivazione è l'utilizzo di indiba a potenze più elevate. Con l'iperattivazione abbiamo un drenaggio profondo e di detossificazione, perché arriviamo a lavorare i tessuti arteriosi, quindi i tessuti arteriosi sono quelli più profondi, i vasi arteriosi. Con indiba è possibile avere una detossificazione massiva di tutto il tessuto. E quindi nello sportivo possiamo agire molto sotto questo punto di vista. Quindi diminuisce anche tanto la rigidità. Andiamo a ridare l'elasticità che viene a mancare per gesti ripetuti sportivi troppo a lungo. I benefici quindi li possiamo riassumere in un'unica slide. Abbiamo detto che aumenta il metabolismo cellulare perché l'attivazione ciò che fa indiba è a livello cellulare, non è a livello superficiale, macroscopico, ma microscopico. Noi andiamo all'interno della cellula ad agire. Aumenta il microcircolo, quindi nell'atleta può essere utile migliorare, vascolarizzare tutti questi tessuti superficiali, diminuire la tensione muscolare nelle contratture, diminuire l'infiammazione e lubrifica le articolazioni, quindi è importante rielasticizzare tutte quelle articolazioni sottoposte a uno stress sportivo. In più rivascolarizza, migliora l'ossigenazione, elimina le tossine, come vi ho detto, con un detox profondo e quindi se avrai modo di provare Indiba, capirai quanto è più veloce riuscirai a recuperare una performance sportiva. Spero di essere stata chiara, di aver esposto tutti i benefici che Indiba Active può darti e se sei uno sportivo, puoi continuare a seguirci sul nostro canale Indiba Active per vedere come Indiba può aiutarti oltre che nell'ambito sportivo in tutti gli altri ambiti traumatologici. Alla prossima!